Amici poche fanatici, benvenuti in un nuovo video. Intro particolare d'obbligo, visto che proprio a causa del cagnetto che ha interrotto la mia linea telefonica sono rimasto senza DSL per un tempo interminabile, ma finalmente ho risolto il problema. Da quando il cagnetto ha messo piede in casa e continua a dirlo, nessuno mi dà retta, che è malefico, e al posto di Ollie avremmo sicuramente dovuto chiamarlo Cerbero. Ma come si fa a non amare questo bellissimo musetto? È il cagnetto più bello del mondo. Comunque, non perdiamo più tempo e andiamo ai punti caldi del video. Il titolo introduttivo mi sembra piuttosto chiaro. Buone e cattive notizie. Da dove cominciamo? Allora, io direi di cominciare subito dalle buone. Quindi partiamo dal 28 giugno 2013, la presunta apocalisse per PBR. Nei giorni scorsi mi sono documentato a riguardo. E a quanto sembra a chiudere saranno solo alcuni canali Wii, come potete vedere dal comunicato di cui lascerò il link in descrizione, sia di quello in lingua originale sia di quello tradotto in italiano. Se a chiudere dovessero essere solo i canali notizie, meteo, il concorso Wii e via discorrendo, sinceramente non mi fregherebbe più di tanto, visto che a memoria penso di averci dato un'occhiata solo il giorno che ho comprato la Wii. L'unica voce che lascia tutto aperto ad una chiusura può essere soltanto l'ultima, ovvero lo scambio dei dati con amici Wii. Bisogna vedere se con dati intendono codice amico o cosa altro. Ad ogni modo, io vado controcorrente rispetto alla massa e dico che l'online gaming per Wii non è destinato a chiudere il prossimo venerdì, perché in genere fanno uscire titoli nuovi di una serie prima di chiudere i server di quelli vecchi. Vedersi giochi come PES o FIFA, e alle 3 non è stato nemmeno menzionato nessun titolo competitivo Pokémon in stile PBR, perciò ritengo alquanto improbabile la chiusura dei server. Fatevi sentire nei commenti e dite cosa ne pensate a riguardo. Data la bella notizia, passiamo alla nota dolente del video, via dolente a metà insomma. La mia Dazzle, la scheda di acquisizione che uso per registrare PBR, non si sa per quale motivo, non mi riesce più a riconoscere la sorgente video sul PC. Ho provato di tutto, l'ho disinstallata assieme a tutti i programmi, ho reinstallato tutto, compresi i driver, aggiornandoli, ma non c'è verso, mi registra solo l'audio e lo schermo del video risulta nero. Ad ogni modo, a fine estate ero tentato di procurarmi una nuova scheda un po' più professionale, ma probabilmente di questo passo accelererò i tempi. Fortunatamente ho riesumato dalle ceneri un vecchio DVD recorder, quindi fino ad allora registrerò tramite quello, non temete. Ma passiamo al punto fulcro del video, ovvero la lista. Questa non è la lista della spesa, non è la lista delle cose da fare prima di morire, ma è la lista di sfidanti che mi hanno chiesto di affrontarmi su PBR e sono stati inseriti appunto in lista d'attesa. Ebbene, è giunto il momento di sfoltire questa lista, perciò se nell'ultimo periodo mi avete contattato per una sfida o non l'avete fatto e volete farvi una partita contro di me, lasciate un commento qui sotto ed inviatemi un MP, in modo da concordarci in quanto da domenica riapro ufficialmente le sfide. Ho deciso di fare così perché ho una lista veramente lunga e dovrei mandare un mucchio di messaggi privati finendo per dimenticarmi sicuramente qualcuno. No, e non vorrei che nessuno se la prendesse a riguardo, appunto. Boh, mi pare di aver detto tutto, perciò ci si vede alle prossime battaglie e non perdetevi il fail cagnetto. Ciao! Oli! Bravissimo, ancora una volta! Oli! 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 Non fai quella faccia cagnetto ebete! Oli, arrabbiati. Hulk. Oli. No, troppo. Guarda in camera, guarda qui, Oli. Dai, no, non ti lecca. Bravissimo! Bravissimo, mio cagnetto per...